Carissimi, siamo ormai giunti al Santo Natale. Ringraziamo il Signore per le meraviglie che ha fatto, che vuole fare nella nostra vita. Ringraziamo il Signore che ci vuole fare santi. Vedete, Dio si è fatto uomo per deificarci, per donarci la sua vita divina e quindi farci santi. Ringraziamo il Signore, voglio pregare il Signore infinitamente onnipotente per ciascuno di voi, perché il Signore che vuole fare meraviglie nella vostra vita, compia realmente con la vostra collaborazione cose meravigliose. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Signore, santificaci, liberaci da ogni peccato, rendici forti, invincibili nel bene. E preghiamo anche, cari fratelli e sorelle, in questo momento per tutta l'umanità. Ringraziamo Dio Onnipotente che vuole convertire tutti gli uomini a Cristo, unico Salvatore del mondo. Ringraziamo il Signore che vuole convertire tutti gli uomini al nostro Signore Gesù e preghiamo perché presto veramente tutte le nazioni adorino Cristo pienamente, perché tutte le nazioni possano partecipare pienamente con noi a questa grande solennità del Santo Natale. E ricordiamoci, cari fratelli e sorelle, che il Santo Natale è strettamente legato alla passione di Cristo. La vittoria di Cristo, cari fratelli, si è manifestata nella maniera più piena, possiamo dire, proprio nella croce e risurrezione del Signore, cari fratelli. Allora vi invito in questi giorni del Santo Natale a continuare a meditare la passione del Signore. Meditiamo il Natale in ordine alla passione di Cristo e impegniamoci a unirci sempre meglio a Cristo nel suo sacrificio, nella sua passione, per poter partecipare poi un giorno pienamente alla sua resurrezione. Gesù è nato per riparare i nostri peccati e portarci alla gioia e alla pace del cielo. Cari fratelli, la vittoria di Cristo, la vittoria meravigliosa di Cristo, sia la nostra vittoria in Lui e con Lui. Coraggio, coraggio, con fiducia avanti. Le croci ci sono, le difficoltà ci sono, ma guardiamo avanti, guardiamo verso la gioia e la pace del cielo, guardiamo verso la croce di Cristo e avanti, cari fratelli. Ave Maria e avanti. Prendiamo forza dai sacramenti e avanti. E che questo Natale veramente segni per voi un passo avanti in questo cammino di sequela di Cristo, in questo cammino di vittoria con Cristo. Grazie Signore che ci vuoi rendere vincitori, grazie Signore per le meraviglie di vittoria che vuoi compiere in noi, grazie perché ci vuoi portare proprio camminando con te sulla via del Vangelo, ci vuoi portare alla gioia e alla pace del cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.